Amici di Varesotto, ciao a tutti. Puntata dopo le feste natalizie, spero che siano andate bene, vi facciamo ancora gli auguri di questo Natale. Con me è sempre il mio fedelissimo amico Pino. Ciao a tutti, auguri anche se non li abbiamo fatti prima per il Natale, li facciamo per l'anno a venire. Ecco, Pino, allora il nostro amico Pino è sempre in giro per i mercatini, è stato tutto questo periodo natalizio, sempre in giro per i mercatini, ne ha visti tantissimi e adesso gli chiediamo, Pino, ma com'è andata e che cosa hai visto di particolare? Allora, anche quest'anno è sempre bello il momento antecedente al Natale, secondo me è il momento più bello dell'anno, un po' per i mercatini, un po' per il clima che si viene a creare un po' ovunque e niente, tutto è iniziato verso la metà di novembre con il mercatino di Ghirla, ci siamo stati io e mia moglie per caso, però già era un bel inizio. Peccato che dopo ha fatto un periodo piuttosto lungo di pioggia e è andata a danneggiare per esempio il mercatino della Rasa, che è risaputo un mercatino importante per il Varesotto e per tutti gli amanti di questi eventi qua. L'ha danneggiato perché ritengo che il borgo della Rasa è uno dei più belli in assoluto, come in assoluto è per qualità, per tutto quello che si viene a creare alla Rasa, è un po' è stato danneggiato, così come a Villa Buttafava, altro bel sito del Varesotto che andate a visitarla, la villa è veramente notevole, anche qui a metà. E poi sono stato testimone per esempio a Somma Lombardo, al mercatino che hanno saputo organizzare gli amici a Proloco di Somma, al Castello Visconteo, bellissimo, quel giorno un clima incredibile, una marea di gente, non me l'aspettavo neanch'io, devo dire veramente bravi a loro che sono riusciti a mettere in piedi un mercatino di altissimo livello, forse il più bello di quest'anno che ho visto in provincia di Varese. Poi, senza togliere niente a nessuno, quindi è stato il più bello, diciamo. No, mi ha anticipato, perché io intanto voglio dire bravi a tutti coloro i quali hanno saputo mettere in piedi un mercatino, che vuol dire valorizzare il proprio paese, le proprie istituzioni e le proprie associazioni. Questo è importantissimo e lo voglio dire sempre anche a quelli piccolini, vuol dire non abbandonare queste tradizioni che sono importanti. Dopodiché ho visto, come tutti gli anni, che è un po' un classico, quello di Santa Maria Maggiore qui vicino, un sacco di varesotti ci vanno, me compreso, come al solito bellissimo, un voto altissimo, tanta qualità, ma lo scenario veramente bello. E allora sono tornato a casa sempre col desiderio di poter vedere una cosa analoga anche nel Varesotto. Speriamo nei prossimi anni che qualcuno possa mettere in piedi un evento di quel tipo. Tutti i paesi, quest'anno c'è stato un incremento del 20% che hanno provato a fare dei mercatini o degli eventi collaterali ai mercatini. Dopodiché, nel periodo antecedente al Natale, ci sono tante cose che ormai sono sistematiche. Si passa subito ai concerti natalizi, uno più bello dell'altro, e questo è anche un altro motivo per cui quel periodo è veramente intenso e meraviglioso. Le lucine, quest'anno noi purtroppo siamo orfani, noi che siamo di sede sul Lago Maggiore, siamo orfani delle lucine di Leggiuno, è un anno senza le lucine, ahimè, a questo punto dico grave, perché quando non ci sono più apprezzi molto di più, e il fatto che non c'erano le lucine per la provincia di Varese è una bella mancanza. A Varese ai giardini hanno fatto un qualcosa di carino, è un inizio, speriamo che sia un inizio che possa portare sempre a qualcosa in più, un po' in tutti i comuni. Comunque siamo stati di recente anche alla città dei Balocchi a Como, come tutti gli anni, e ahimè dobbiamo tornare con come dire, felici di esserci stati, ma il divario tra noi e Como è veramente
la forbice è grandissima, però vabbè, non facciamoci un dramma, non facciamoci un dramma, perché Varese ha risposto con altre cose, con tutti quei presepi che ci sono stati e ci sono fino al 12 di gennaio. Ricordiamo il presepe sommerso a Laveno, che è un classico, però è sempre molto bello da andare a visitare, così come il presepe di San Pietro Gemonio e così come tutti quelli che hanno voluto e riproporre ancora in un momento particolare il presepe come momento di aggregazione natalizia. Questo è, sono contento, ma non contentissimo, però anche quest'anno Varese ha risposto come poteva e sono fiducioso per il 2020 che possa essere ancora migliore. Bene, allora, per quanto riguarda i mercatini di Natale, che comunque ci saranno ancora fino al 6 di gennaio, magari anche oltre, dipende poi da alcuni posti, quindi noi per questa serata, questa puntata dedicata ai mercatini, finisce mercatini qui. Mercatini non solo, tutto quello che era al momento natalizio, e ci siamo limitati a parlare di mercatini, di lucine, di presepi e di concerti, ma chissà quanti altri eventi abbiamo, non ci siamo potuti godere perché è impossibile arrivare a tutto. Una cosa che mi piace segnalarvi: Porto Ceresio ha fatto come a Laveno dei presepi sul lago molto belli, vi consiglio di andarli a vedere, e scusate se dimentico altri paesi, ma veramente tanti tanti hanno saputo organizzare qualcosa per Natale. Spiace tanto per gli amici di Arcisate che sono stati costretti a rinviare il loro mercatino Natale, che l'avevano saputo organizzare sicuramente molto bene, ma ci sarà la corsa della Befana nei giorni il 4 di gennaio, quindi domenica. Se volete andate a visitarlo, perché sicuramente ci avranno messo tutta quella passione che ci volevano mettere per i mercatini. Ecco, io da parte mia posso dire solo una piccola cosa: c'è stato un piccolo presepio fatto a mano a Cavona, Cavona, dal nostro amico Claudio. Lo diciamo perché è bello andarlo anche a visitare, perché dietro queste cose c'è un lavoro spesso silenzioso di persone che ci mettono tempo, passione, amore dietro queste belle tradizioni, altrimenti sparirebbe proprio tutto. Certo, quindi il nostro amico Claudio di Cavona, con tutti gli amici di Cavona che hanno contribuito a tutto, io purtroppo ancora non abbiamo avuto il tempo di andarci, ma prima che sparisca il tutto ci andiamo, perché comunque mi hanno detto che è veramente bello, quindi amici. Prima di concludere ho dimenticato una cosa importante: negli eventi antecedenti al Natale, da qualche anno a questa parte, ci sono anche gli eventi sportivi che prendono sempre più una importanza, sempre più importanti diventano. Vorrei citare che c'è stata la 20ª edizione di Pedala coi Campioni l'8 di dicembre al Brinzio, ben 1200 partecipanti, quindi un numero notevolissimo, ma come ci sono stati 600 partecipanti alla corsa di Babbo Natale a Bisozzo il 24 di novembre, una bella manifestazione che da 6 anni a questa parte viene fatta a Bisozzo, e così come altre manifestazioni con il simbolo del Babbo Natale che hanno accompagnato un po' tutta la provincia. Quindi spero di rivederli tanti anche l'anno prossimo. Bene, allora, perché la finalità per tutti questi era fare beneficenza. Ecco, quindi beneficenza sempre e comunque. Quindi allora, per questa puntata noi vi salutiamo e ci rivediamo poi l'anno prossimo. Ciao. Ciao. Auguri.